Presidente Sebastiani, si parla di abbonamenti ma si parla anche di mercato. Nelle prossime ore potrebbe essere perfezionata la cessione di Brugman al Palermo? Ma voi parlate di ore, di giorni, queste sono operazioni che richiedono tempo e soprattutto bisogna parlare tra le società, questo è un discorso che non c'è stato e quindi non vedo come si possa fare un cambio da una squadra all'altra in poche ore quando non c'è nessun tipo di accordo. Nei giorni scorsi avevate detto che probabilmente arriveranno a Pescara 6, 7, anche 8 giocatori. Corvia, Del Grosso, La Padula potrebbero essere i primi nomi ufficiali del nuovo Pescara? Ma noi probabilmente a fine di questo mercato avremo 5 uscite con 27 o 28 giocatori, non sappiamo, non capiamo perché, perlomeno io non capisco per quale motivo debba prenderne 8 quando ne escono 5. Quindi noi dovremmo essere bravi a sostituire quelli che sono andati via con giocatori altrettanto bravi, ma sicuramente non dobbiamo rifare l'errore dell'anno scorso di dare all'allenatore 30 giocatori da allenare. Questa non è la Serie B e soprattutto non si creerebbe lo spazio giusto per i tanti giovani bravi che noi abbiamo nel settore giovanile che Massimo Oddo porterà con sé in ritiro. È inutile prendere in giro i ragazzi. I ragazzi devono essere nel giro della prima squadra con possibilità di giocare. Se poi abbiamo 30 potenziali titolari, questi ragazzi è inutile che ci vanno in prima squadra. Questione La Padula? Ma La Padula è un giocatore che ci interessa, non abbiamo mai nascosto questo interesse. Vedremo nei prossimi giorni, come interessa il Pescara interessa a tante altre squadre e quindi noi abbiamo parlato col procuratore del ragazzo perché oggi è il procuratore che lo gestisce visto che il Parma è fallito e quindi vediamo di trovare un accordo, ma ci deve essere interesse da parte di tutte e due, sia da parte della società che da parte dei giocatori. Noi qui vogliamo giocatori motivati, se deve essere solo un problema di scelta perché uno mi dà 100 e l'altro mi dà 110, per me le strade sono belle larghe e possono andare altrove.